ragazzi, ragazze, gentilissimi professori, è per noi un onore stamattina avervi qui alla Casa della Memoria e della Storia, il luogo che Roma Capitale dedica appunto all'approfondimento dei temi della storia contemporanea e della memoria, dei fatti che hanno riguardato l'Italia e l'Europa in anni non troppo lontani, ragazzi, questo abbiamolo sempre presente. Dicevo, è un onore per noi, ma mi permetto di dire che deve essere un po' un onore anche per voi stamattina, per due motivi. Il primo è che con voi questa mattina, che siete veramente tanti, inauguriamo in questa giornata che per noi sarà proprio una lunghissima anteprima, il grande programma che abbiamo dedicato appunto alla giornata della memoria, che per questo luogo è addirittura una settimana della memoria e non poteva essere altrimenti. Quindi inaugurate con noi questo programma. E poi è un onore per voi perché abbiamo deciso di iniziare appunto con questa anteprima a partire da una figura luminosissima. Ci ha lasciato l'8 dicembre Piero Terracina. Qualcuno di voi l'aveva già sentito nominare prima di questa mattina? Questo ci consola. Piero Terracina, figura luminosissima, è stato uno dei deportati romani ad Auschwitz, uno dei pochi sopravvissuti, e ha dedicato veramente tutta la sua vita con grandissimo impegno civile, anche con dolore, ragazzi, alla testimonianza, al ricordo, al lavoro con le scuole perché quei fatti vengano conosciuti per non essere più ripetuti. E che cosa vedremo stamattina? Avremo innanzitutto tre persone a parlarvi: il presidente delle biblioteche di Roma, Paolo Fallai, Pupa Garibba, anche lei testimone, storica, amica di Piero, e oggi è qui in una veste speciale di intervistatrice, poi vi spiegheremo bene, e la signora Giovanna Grenga, storica amica di Piero, che è stata con lui praticamente proprio fino agli ultimi istanti. Vedrete un video, e ve lo dico già subito, forse non perfettissimo tecnicamente. Di Piero Terracina esistono tantissime interviste, le potete tutte trovare online, li potete trovare nelle teche della RAI, esistono tante testimonianze, ma questa intervista, poi Pupa ce lo racconterà, ha un suo specifico ed è per questo che oggi ve la proponiamo, è in qualche modo inedita. E quindi vedrete un Piero che non rivedrete da nessun'altra parte. E allora, io inizierei subito, lascio la parola a Paolo Fallai, che oltre a essere presidente delle biblioteche di Roma, è giornalista, scrittore anche per ragazzi, e quindi saprà sicuramente trovare il linguaggio giusto per aprire questa mattinata così importante e così, come dire, significativa per questo luogo e speriamo per tutti voi. Grazie. Allora, parlerò 8 ore, quindi mettetevi comodi. Non vi distraete perché poi Pupa interroga. Terribile sono, Terribile. Allora, io un po' mi vergogno, ma ho fatto tutta la vita giornalista. Se avessi fatto altro, voglio dire, forse sarei più orgoglioso, ma non è un mestiere che rende tanto orgogliosi, specialmente di questi tempi. Però è utile perché ho imparato alcune cose, per esempio che non si devono dare per scontate tante cose, per cui oggi forse vi ascolterete da me alcune cose che conoscete bene, ma io penso che sia meglio se riepiloghiamo certe volte, ricordiamo alcuni concetti e non li diamo appunto per scontati. Il primo concetto che volevo ribadire è, non so se qualcuno di voi pensa che noi siamo qui perché poco più di un mese fa è scomparso Piero Terracina, per il dolore di questa assenza, ma se pensate che sia solo la nostalgia per la sua presenza a portarci qui, siete fuori strada, non è così. Io non credo che lui non ci sia più, io penso che la sua voce sia fortissima qui con noi
e penso che finché avremo fiato, io non ne ho molto, lei è la mia principale collaboratrice, come vedete, insomma, finché avremo fiato, la sua voce continueremo a sentirla. Perché esiste un problema di testimonianza di quello che è accaduto purtroppo molti anni fa, ma esiste anche un problema di testimone che viene passato dai testimoni diretti a noi che abbiamo il dovere di riprendere e tutelare e difendere la loro voce, a voi che avete il problema peggiore, perché voi dovrete stare molto attenti a tutelare questo patrimonio e a tenerlo come un qualcosa di molto prezioso per la vostra vita. Per cui comincerei con qualche piccola notizia che forse rischiamo di perdere di vista. Piero Terracina era nato a Roma nel 1928, che è una cosa che mi fa sempre impressione, perché mio padre era nato nel 1927. Noi pensiamo, uno dei problemi che abbiamo con la storia è che non riusciamo a identificare il progredire delle stagioni. C'è un momento in cui, quando siamo ragazzini, molto più piccoli della vostra età, tra gli antichi romani e i nostri nonni non c'è grande differenza, più o meno tutto fa parte di un passato indistinto. In realtà, individuare anche attraverso dei rapporti con quelle che sono le nostre famiglie, delle precise rispondenze ci aiuta a capire che non stiamo parlando di un passato remoto che non ci appartiene più, stiamo parlando di qualcosa che è successo ieri, perché il tempo e la velocità degli accadimenti è molto più rapida di quanto vi potrà sembrare. Per cui ricordiamocelo che Piero era nato nel 1928 a Roma, abitava con la sua famiglia a Trastevere in piazza Ippolito Nievo, e aveva 10 anni quando in Italia sono state proclamate le leggi razziste. Ora, lo so che ne avete sentito parlare e che spesso si parla di leggi razziali. Scusate se posso parlare in lingua, io mi incazzo sempre moltissimo, perché non sono leggi razziali, sono leggi razziste. Usiamolo l'italiano, voglio dire, ci sono degli aggettivi che descrivono quello che è successo. E quando nel 1938 in Italia si è stabilito che in base alla nascita e alla religione alcuni bambini non potevano più andare a scuola, le persone dovevano perdere il lavoro e venivano allontanate dal consesso civile, quelle sono leggi razziste. E Piero aveva 10 anni, faceva la quarta elementare quando è stato allontanato dalla sua classe, espulso dalla scuola pubblica, proseguì per qualche tempo gli studi nelle scuole ebraiche e per pura fortuna con la sua famiglia sfuggì al rastrellamento del 16 ottobre 1943 al ghetto, proprio perché loro stavano a via Ippolito Nievo, erano un po' fuori dall'area centrale del ghetto e quindi riuscirono ad essere avvertiti del rastrellamento in corso e a nascondersi. Piero e la sua famiglia hanno vissuto in cantina per mesi, uscendo solamente, come raccontava lui, per procurarsi qualcosa da mangiare. Questo però non ha impedito a un delatore, perché questo è successo, di denunciare la famiglia di Piero intascando un compenso di poche migliaia di lire. Era una somma importante, anche la vita di quelle persone. Comunque, delatore incassò 5.000 lire, mi pare che fosse la... 5.000 lire per l'uomo, 3.000 lire per la donna, c'era anche un tariffario e 2.000 lire per un bambino. Esatto, questo era il tariffario di chi denunciava ai nazifascisti gli ebrei. Ed il 7 aprile del 1944 tutta la famiglia di Piero venne arrestata.
E quindi lui, i genitori, la sorella Anna, i fratelli Cesare e Leo, lo zio Amedeo, il nonno Leone David. Vennero rinchiusi per qualche giorno nel carcere di Regina Coeli, proprio qui accanto, e poi avviati prima al campo di Fossoli e poi ai campi di concentramento. Degli 8 componenti della famiglia di Piero Terracina, lui fu l'unico a tornare vivo. E questo dobbiamo ricordarcelo, perché pensiamo sempre alle nostre famiglie, immaginiamo una nostra famiglia che viene portata via tutta insieme, poi ci dividono. Era impressionante come Piero, quando Piero Terracina tornò ad Auschwitz, come si piazzava sul binario dove arrivavano i vagoni e indicava da lì l'ultimo momento in cui lui ha visto i suoi familiari, perché quando vennero divisi per età, poi lui non li ha più visti, voglio dire, alcuni dei suoi familiari vennero avviati immediatamente alle camere a gas, di altri non abbiamo notizie. Quello che sappiamo è che Piero fu l'unico a tornare vivo. Ora, noi abbiamo, avete sentito Rosarita prima, che questo è uno degli appuntamenti della giornata della memoria e di questa settimana che dedichiamo alla memoria. Ma noi abbiamo proprio, dobbiamo proprio agli sconvolgimenti del Novecento il fatto che memoria, questa parola, ha acquistato questo valore politico così importante come testimonianza. E noi sappiamo che il 27 gennaio è la giornata della memoria perché è stata istituita nel 2005 dalle Nazioni Unite proprio per commemorare e rendere omaggio alle vittime dell'Olocausto. Perché il 27 gennaio non è secondario, è il giorno in cui le truppe russe che avanzavano verso Berlino riuscirono a liberare i pochi superstiti del campo di concentramento di Auschwitz. Quindi è una data simbolica. L'Italia ha riconosciuto il giorno della memoria prima che le Nazioni Unite lo proclamassero nel 2005, è dal 2000 che viene ricordata la Shoah, perché questo paese ha pensato che era giusto ricordare le leggi razziste, la persecuzione italiana, perché ricordiamoci che i campi di concentramento non sono stati per lo più in Germania, ma non è un problema che riguarda la Germania, è un problema che riguarda tutti i complici dei nazisti, e quindi è un problema che ci riguarda, riguarda la nostra storia, riguarda i complici italiani di quell'orrore. Io vorrei che voi rifletteste proprio sulla parola memoria, che è una delle parole fondamentali del nostro linguaggio, che deriva da una parola latina e che indica quello che si ricorda. Io mi sono segnato quello che dice uno dei dizionari più importanti, quello di Tullio De Mauro, per definirla, e la definisce facoltà della mente di conservare, ridestare in sé e riconoscere nozioni ed esperienze del passato, la capacità dell'uomo di ricordare. E per estensione si intende con memoria il ricordo ideale che una persona lascia di sé. E d'altronde l'importanza di questa parola nella nostra vita la conoscete bene anche voi, voglio dire, noi fin da bambini impariamo a memoria le cose più importanti, le poesie per esempio, più importanti. Quando vogliamo usare un'iperbole per dire che una cosa va così da sempre, usiamo la locuzione a memoria d'uomo. Quando si mette da parte una dichiarazione che non sappiamo quando verrà utile, si dice che la facciamo a futura memoria. E quando incontriamo qualche furbetto che cerca di dimenticarsi di qualcosa per tacerlo o perché vuole nasconderlo, beh, è il momento di rinfrescargli la memoria. Queste giornate servono anche a rinfrescare la memoria a qualche furbetto che vuole dimenticare quello che è successo o nasconderlo, e sono più di quanto immaginate. Sono memoria alcuni atti simbolici
che avvengono in questi anni e che io penso che sia giusto ricordare. Per esempio, uno che mi sta particolarmente a cuore sono le pietre d'inciampo, che probabilmente voi conoscete. Sono piccole targhe di ottone, 10 cm per 10 cm, la dimensione della superficie esterna di un San Pietrino, su cui sono incisi il nome della persona, l'anno di nascita, la data, il luogo di deportazione, se è noto, e la data di morte, se è conosciuta. Sono pietre che vengono poste davanti alle abitazioni dei deportati. E non solamente in Italia, in molti paesi europei, tutti quelli che sono stati interessati dall'occupazione nazista nella Seconda Guerra Mondiale, ma non solo, anche in Svizzera, in Finlandia, in Spagna. L'iniziativa è di un artista tedesco che si chiama Gunther Demnig, che ha cominciato a collocarla nel 1992. Oggi sono più di 70.000. Non riesco a stare dietro al numero preciso, ultimo, però sono più di 70.000 testimonianze in tutto questo nostro continente insanguinato dal Novecento, che servono a ricordarci che cosa è successo, ma anche a fare una cosa che mi disse in un'intervista tanti anni fa una ex deportata. Mi disse: queste pietre sono un modo per dare una tomba a chi non ce l'ha, per dare un luogo, per riportarli a casa, per dare un nome, perché noi spesso quando parliamo di questi fenomeni storici usiamo dei numeri. Noi sappiamo che l'Olocausto ha provocato davvero molte vittime, sappiamo che la Seconda Guerra Mondiale si calcola un 6 milioni di morti, ma questi grandi numeri non sono una cosa che dobbiamo guardare come si guarda un problema algebrico. Sono uomini, donne, vecchi, bambini, sono famiglie intere che sono state spazzate via e noi abbiamo il dovere di ricordarcelo. Per questo la presenza di Piero Terracina, la presenza, non il suo ricordo, la presenza di Piero Terracina è tuttora importante. A5506 era il numero che lui portava impresso nel braccio destro, un numero che non gli ha impedito di tornare nei campi di concentramento per accompagnare i più giovani, per accompagnare i vostri compagni, non gli ha impedito di rispondere a tutte le domande nonostante il dolore che questo gli provocava, non gli ha impedito di continuare a ripetere, e lo ripete ancora oggi: pensate con la vostra testa e non fidatevi dei falsi idoli. Oggi ce ne sono tanti. Le leggi razziali non furono emanate dai tedeschi, furono italiane, sono italiane. E ricordiamoci che quando Mussolini annunciò l'entrata in guerra dell'Italia, il 10 giugno 1940, guardatele quelle scene su internet, si trovano i filmati molto facilmente, guardate il giubilo di quella piazza, guardate come esultavano per l'entrata in guerra dell'Italia. Con Piero Terracina abbiamo parlato molte volte di questo. Quel filmato per noi era veramente molto doloroso, perché cercavamo di immaginarci quanti di quelli che esultavano sono tornati a casa dopo la guerra. Non molti, secondo me. Ho finito. Volevo ricordarvi una frase che ha scritto una filosofa tedesca, Hannah Arendt, che si è occupata molto di totalitarismo e della quale, quando ci avrete un quarto d'ora libero, vi consiglio di leggere qualcosa. Lei ha scritto che il suddito ideale del totalitarismo non è il nazista convinto, non è quello la nostra preoccupazione, perché per fortuna i nazisti convinti sono pochi. Quello che ci preoccupa è l'individuo per il quale la distinzione tra realtà e finzione, tra vero e falso, non esiste più. È lì che comincia il problema che ci ha portato
ad un passato orribile ed è lì che noi dobbiamo stare molto attenti a non cascarci di nuovo. Grazie. Ti rintroduco. Ti rintroduco solo per dire, riagganciandomi a quello che ha detto il presidente, che il filmato che vedremo oggi è legato all'opera della Shoah Foundation. No. Allora, Pupa ora ce lo spiegherà meglio. Ma comunque quello che volevo dire è che, per esempio, tutti quelli che si sono occupati di memoria e che cercano di farlo, come dire, in maniera anche innovativa, sfruttando soprattutto l'audio, il video, eccetera, lo fanno proprio per fare quello che ha detto il presidente: ridare volto, ridare voce, ridare nomi, ridare vite, contorni alle vite di queste persone che sono state ridotte a numeri e a cenere. Quindi veramente il lavoro che ha fatto Pupa è un lavoro importante. Mi preme ricordare in questa sede anche Aldo Pavia, che non è qui presente con noi per motivi personali, però è stato uno degli ideatori di questa giornata. E il presidente dell'ANED di Roma, e quindi lo ricordiamo perché anche lui, insieme al tavolo che vedete e a tutte le associazioni che hanno contribuito a questo programma, voi siete qui oggi grazie alla NEI, che sappiamo lavora con voi, insomma, su progetti davvero molto importanti, e grazie a tutti voi appunto ricostruiamo le vite. Grazie. Ho detto no con troppa precipitazione, in realtà la Shoah Foundation in qualche modo c'entra, però questo progetto è esclusivamente dell'ANED, dell'Associazione Nazionale Ex Deportati, che ha avuto un finanziamento da un dipartimento del Comune di Roma ormai 20 anni fa, perché si era pensato, meno male, di raccogliere, finché appunto erano ancora in vita, le testimonianze di tutti gli ex deportati che erano iscritti all'ANED di Roma in quel periodo, e sono state raccolte 21 testimonianze, 11 ebrei, e poi c'erano partigiani, politici, militari, quindi una sfaccettatura della situazione dell'Italia nel periodo di cui appunto stiamo parlando, veramente molto importante. Però c'entra anche la Shoah Foundation, Annalita ha ragione, nel senso che io sono cresciuta come intervistatrice nell'ambito della Shoah Foundation di Steven Spielberg, nel senso che anche qua c'è una storia dietro, quando è uscito fuori Schindler's List il film di Steven Spielberg, il regista non aveva assolutamente immaginato il successo planetario che il film ha avuto, e lui ha quindi deciso di destinare questa massa di soldi raccolti per la costruzione, la creazione di una fondazione che si chiama Shoah Foundation, che ha sede a Los Angeles e che aveva come punto di partenza la raccolta di almeno 50.000 interviste di salvati, di gente che era riuscita a sopravvivere, io sono una di quelle per esempio, e anche naturalmente di salvatori che sono stati fondamentali per la vita di molti di noi. E ci sono state fornate gruppi di intervistatori in tutti i paesi europei e anche per esempio in Israele, dove molti ebrei poi si erano rifugiati dopo la guerra, e a questo punto quindi si sono raggiunte più di 50.000 interviste, e quindi io ho svolto, diciamo, il mio compito per suggerimento dell'ANED con il metodo della Shoah Foundation. Quindi questo video che voi vedrete non è stato trattato, non c'è stato montaggio, lo vedete così come è stato girato. Io sono andata alcuni giorni prima a trovare Piero Terracina, che già conoscevo bene, perché eravamo tutte e due iscritti alla comunità ebraica di Roma, perché eravamo tutte e due membri dell'Associazione Nazionale Ex Deportati, perché appunto avevamo varie occasioni di incontrarci. E poi anche avevamo avuto un'esperienza molto interessante, della quale voglio molto brevemente parlarvi. La caratteristica di questa intervista è l'assoluta tranquillità con la quale Piero Terracina, che non era
in quel periodo, nell'anno 2000, così abituato ad essere intervistato, come poi è avvenuto in seguito, perché dopo è diventato un personaggio pubblico, è andato a finire mille volte in televisione, al cinema, ha ricevuto una quantità di onorificenze, quindi è diventato un personaggio pubblico molto importante. A quell'epoca era una persona che andava nelle scuole, ma non era così noto, così conosciuto come adesso. E lo vedrete, è un Piero Terracini molto intimo, molto familiare, che mi racconta anche dettagli molto personali della sua vita con estrema tranquillità, con estrema sincerità. E eravamo reduci da un'esperienza bellissima che avevamo vissuto insieme a Gela, in Sicilia. Eravamo stati invitati da un istituto scolastico per 3 giorni per lavorare intensamente appunto con gli studenti di questo istituto. E non ho capito bene se per mancanza di soldi, per una questione economica, oppure per metterci a nostro agio, una famiglia di genitori di un ragazzo di questa scuola aveva deciso di cederci il suo appartamento e di andare a abitare per i 3 giorni nella casa al mare. Quindi noi abbiamo avuto a disposizione un piccolo appartamento, mi ricordo c'era un bagno unico, Piero Terracini, che era un tipo molto pudibondo, aveva il problema di condividere il bagno con una donna, quindi avevamo fissato un regolamento, tu vai in queste ore, io vado in queste altre, quindi avevamo creato questa atmosfera quasi di collegiali che andavano a fare una vacanza studio. Ma la cosa molto bella era che i ragazzi di questo istituto si preoccupavano di noi in tutte le nostre necessità. Andavano a fare la spesa, ci cucinavano, venivano a pulirci la casa, ci lavavano i piatti e poi la sera, verso le 6, finivano di fare i compiti, venivano da noi, mangiavamo tutti insieme quello che c'era e poi parlavamo per delle ore fino a notte tardi. Quindi questi tre giorni sono stati una maniera così di fraternizzare molto tra me e Piero Terracini, e quindi capirete la ragione per cui Piero ha questo aspetto così tranquillo, perché come intervistatrice, proprio per lo stile della Shoah Foundation, io andavo fino in fondo, scavavo, e se una domanda non mi, insomma, diciamo così, non aveva la risposta che io pensavo fosse completa, poi ci ritornavo. E devo anche dire che alcuni giorni prima, come era appunto nello stile della Shoah Foundation, ero andata a casa di Piero, avevamo visto insieme delle lettere, delle fotografie, quindi mi ero un po' impadronita, diciamo, della storia della famiglia in maniera un po' più completa. E soprattutto quello che dovevamo assolutamente fare è evitare che ci fossero, come spesso succede con gli ex deportati dei campi di sterminio, che si lasciassero prendere dall'emozione, che a un certo punto perdevano il controllo della loro memoria e quindi saltavano da un momento all'altro. Io nella borsa c'ho un documentario che farò vedere domani sera nella comunità ebraica Bettillel, di una signora che ha parlato per la prima volta della sua vita pochi anni fa solo con me, non aveva mai parlato prima, una storia straordinaria, che non si ricordava più dell'emozione neanche i nomi dei suoi genitori e dei suoi fratelli, per dirvi appunto la difficoltà di queste interviste. Quindi tanto più vi renderete conto di che cosa, del significato di questa particolare intervista di un Piero Terracini di 20 anni più giovane. Quando l'ho rivista, devo dire, mi sono emozionata, non me la ricordavo così, così importante. Ecco, quello che vi ha detto la direttrice della biblioteca della Casa della Memoria, purtroppo la tecnologia dell'epoca era quella che era e il materiale che ci è arrivato si è deteriorato presto nel tempo e c'è un fruscio di fondo, ma sono sicura che voi non vi lascerete distrarre da questo fruscio e apprezzerete il contenuto di questa intervista. Ci risentiamo dopo. Intervistato Piero Terracini, intervistatrice Pupa Garripa, Roma, 12 settembre 2000. Sono Piero Terracini, ho quasi 72 anni, sono nato il 12 novembre del 1928 e racconto un po' la mia storia. Parto da quando ero bambino. A questo punto noi vorremmo sapere se avete qualche domanda, qualche considerazione da fare. Prima, con un gruppo di ragazzi del Vivona, avevamo commentato che quando io 30 anni fa ho cominciato ad andare nelle scuole, hanno cominciato le scuole a chiamarmi come testimone, era l'epoca dei Nazi Skin,
si parlava anche troppo, c'erano battaglie furibonde tra noi testimoni e i ragazzi, soprattutto appunto i gruppi di Nazischin, che insomma, erano assemblee, incontri vivacissimi. E poi c'è stato un periodo in cui le domande venivano, e poi adesso c'è il periodo del silenzio, che mi fa soffrire tantissimo, perché credo che, immagino che anche le persone che sono con me dietro il tavolo, di argomenti da trattare, sul quale così confrontarci, ce ne sono tantissimi. Quindi nessuno di noi vi giudicherà. Io continuo a ripetere che ogni domanda è una domanda lecita, nessuna domanda è stupida. Il fatto di fare una domanda significa che c'è interesse, che c'è volontà di saperne un pochino di più. Quindi a voi la parola, e noi siamo pronti a rispondere. Soprattutto lei, non l'avete sentita, ma Giovanna Grenga praticamente è stata con Piero fino all'ultimo istante della sua vita, ed è stata una di quelle persone che lo ha accompagnato proprio veramente fino alla fine, quelle persone cui diceva Piero che valeva la pena di poi di vivere, no? Pensate che è tornato solo, e quindi Giovanna magari può rompere il ghiaccio lei, che dici? Sì, intanto grazie di avermi invitato, e questa è una casa che sento mia grazie alla NEI, perché nella mia famiglia c'è una memoria di internamento. E, avete ascoltato un Piero di 72 anni, che coincide più o meno con gli anni della sua prima testimonianza, perché Piero ha un lunghissimo periodo di silenzio. Gli era capitato nel suo lavoro di commerciante, di rappresentante di commercio in particolare, di incontrare qualcuno che era stato con lui nel lager, e gli aveva detto: sono Piero, ti ricordi di me, sono Piero, eravamo insieme nel lager. E la risposta fu: non me lo ricordo e non me lo voglio ricordare. E questa è una delle risposte di chi insieme con lui poteva ricordare. Altri momenti furono quelli in cui avrebbe lui voluto raccontare, ma gli altri, tutti quelli che erano passati attraverso la guerra, non erano pronti. Non erano pronti per raccogliere questa testimonianza, e forse avevano bisogno di dimenticare. Quando Piero decide di parlare, decide di tornare, è un caso, sì, in un certo senso è un caso, ma è un caso fino a un certo punto, perché lui aveva cominciato a militare nell'ANED, aveva preso i suoi impegni persona che portava la memoria della deportazione, quindi si era impegnato nell'ANED, e mancando una volta una persona che potesse andare a ricordo di Pontecorvo, che si faceva nel suo paese natale, del fisico, fu lui ad andare e scrisse, me lo ha raccontato in una delle nostre conversazioni a casa sua, si era scritto il compitino, lo aveva proprio preparato per bene, le parole che doveva scrivere, il ringraziamento a nome del presidente che non può venire, a nome del vicepresidente, e lo aveva messo nella tasca della giacca. Quando arriva in questo luogo di riunione, sente parole importanti, sente un ricordo vivo di questa persona strappata dal suo paese come grande scienziato costretto a vivere lontano, e allora, quando gli danno la parola, prende la parola e comincia a raccontare. Comincia un racconto che segna l'inizio della sua testimonianza, perché viene riportato dai giornali. E qualche giorno dopo una scuola romana, un istituto tecnico, gli chiede di venire a parlare nella sua scuola. Questo è l'elemento, la causa, l'elemento causale, casuale, attraverso il quale ha cominciato a raccontare, in particolare alle scuole. Ma quello che lo ha intimamente convinto come ebreo, come cittadino, quello che lo ha inchiodato alla sua responsabilità di testimone,
è stato quando lesse sul giornale di un oltraggio al cimitero di Carpentras in Francia. E questa è una memoria che custodisco, perché è un racconto che ha fatto anche questo in uno di quei momenti così di conversazione familiare, e che lesse sul giornale di questo evento. Mi spieghi cos'è, perché forse non lo sanno. E Pupa, se te lo ricordi. Era stato devastato il cimitero ebraico di Carpentras, che è nel sud della Francia, che è uno dei cimiteri più belli, più antichi, e tutte le tombe erano state profanate. Ed è stato forse il primo atto violento di questa Europa che stava di nuovo marciando verso l'antisemitismo. Sì. E quindi di fronte a questo timore, mi diceva, sta ricominciando tutto, allora ricomincia tutto, mi ha raccontato che a un certo punto non riusciva più a leggere il giornale e di nuovo stava piangendo. Vi avete visto in questo racconto come per Piero il pianto segna quasi un momento di superamento, di ritorno o di autoconsapevolezza. Anche quel pianto fu un altro pianto epocale nella sua vita, e da quel momento sceglie di testimoniare, non solo nelle scuole, ma anche tutto il peso che comporterà una vita pubblica. Ecco, questo per dirvi però che anche, e poi lascio la parola a voi, che questo filmato che ha registrato Pupa Garriba è particolare, ve lo posso dire, perché per anni e anni l'ho accompagnato, per anni l'ho aiutato nella redazione dei suoi testi, perché in qualche modo sono diventata la sua assistente all'attività di conferenziere. Non ha mai avuto questa lucidità di ricordi, perché fatalmente la perdiamo, questa quantità di particolari, minuti, luoghi, le persone, le date. E dall'altro lato ha scelto una testimonianza meno intima, sicuramente più incardinata a fatti storici che sui quali progressivamente si è documentato, ma quello che avete ascoltato oggi ha una freschezza e una verità che parla così fortemente per l'oggi. Voi sapete di quanti programmi di riabilitazione oggi si stanno creando per i bambini violati dalle guerre, e sono costruiti proprio da quello che Piero ci sta raccontando: rifocillare il corpo e il fisico, ma anche nutrirlo d'affetto, di sport, di attività. Potete capire perché, quando Piero sapeva delle navi, delle imbarcazioni che erano al largo, che delle persone che chiedevano asilo in Europa, avesse presente quel vagone, quel viaggiare così umiliati e feriti nel corpo e nella dignità. E soprattutto la cosa più bella è che in questo filmato lui riferisce esattamente la frase del padre. Dice: non perdete mai la dignità di esseri umani. In seguito questa frase la ripete più velocemente, la ripete in altro contesto, ma così come l'ha pronunciata oggi, veramente il padre di Piero assume un ruolo più... Lo vediamo anche noi, lo riusciamo a capire il senso di questo messaggio ai figli. Ecco. Allora, io direi che forse, volendo, potete approfittare di questo momento. Come avete la vostra prof, siete stati in religioso silenzio. Questo Bravi. Dimostra veramente Bravi. Sia la vostra sensibilità, ma anche l'intensità di quello che abbiamo visto e sentito. E a noi piace pensare che questi incontri siano per voi delle opportunità, quindi coglietele. Oggi appunto abbiamo qua Pupa, Giovanna Grenga, anche il nostro presidente, che è sempre così attento osservatore della storia e della contemporaneità. E quindi, insomma, se ci sono domande, siamo ben felici di potervi provare a dare delle risposte. Siccome la Casa della Memoria non si discrimina nessuno, le domande possono venire anche dagli insegnanti, vero? Allora, comincio io. Una marchetta. Non l'ho mai conosciuta Pupa, sempre così, quindi non... Allora, volevo dire, la domanda che si pongono in tanti, no, è: perché continuare sempre a ricordare ogni 27 gennaio? E non nascondo
e i ragazzi possono dire se è vero o no, che quando parte qualche piccola circolare nella scuola, il minuto di silenzio, qualche illustrazione in aula magna, c'è sempre qualcuno che dice ancora? Dobbiamo risentire ancora? Allora, perché dobbiamo continuare a ricordare? Cioè, perché noi ogni anno, e per me sono, ne ho 64, saranno almeno 45, per cui questo ricordo e questo lavoro che faccio non è mai ripetitivo, dovrebbe cominciare ad esserlo, invece è sempre qualche cosa di più, qualche cosa di più bello, di più profondo o di più triste, che è la stessa cosa poi. E quindi perché dobbiamo continuare a ricordare? E perché questo evento relativo non solo agli ebrei, ma a tutti quelli che sono morti nei lager, perché è una cosa unica, no? E in particolare per gli ebrei è ancora più unica. Io avrei una risposta, poi naturalmente... Io sono sempre breve nelle risposte. Perché per esempio, se si ricordasse bene, non succederebbero episodi come quelli di Verona, no? che dà la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e poche settimane dopo decide di non dare una via ad Almirante, no? Se il ricordo fosse serio, un ricordo serio di quelli non epidermici, il 27 gennaio tanto per farlo, dopodiché pensiamo ad altro, nessuno avrebbe mai pensato di unire il nome di Liliana Segre a quello di Almirante. Ma loro non sanno bene chi è Almirante. Ma non lo sa neanche il Consiglio Comunale, questa è la cosa grave, no? Ecco, allora a questo punto è fondamentale ricordare tutto. Come si fa ad andare avanti? C'è un modo di dire ormai che è diventato una banalità, ma senza memoria non c'è futuro. Che razza di futuro possiamo avere se non abbiamo la memoria? Che tipo di scelte possiamo fare se noi non ci ricordiamo che cos'è stato il nostro passato, no? Io sono più giovane, ho 85 anni, avevo 5 anni di meno di Piero Terracina e ricordo, io non sono andata ovviamente nei lager perché non sarei sopravvissuta, sarei stata di quelle selezionate immediatamente all'arrivo in un campo di sterminio. Con la mia famiglia mi sono salvata, io sono genovese, a quell'epoca appunto vivevo in Liguria, dopo essermi nascosta, storia così di nascondimenti di vario genere, siamo riusciti ad arrivare ed essere accolti in Svizzera. Ricordatevi che nell'Italia del settentrionale la guerra è durata molto di più che non nel centro che nel sud, quindi la nostra sopravvivenza è stata messa più a lungo, diciamo così, in forse. La cosa che più mi ha segnato nella vita, ed ecco perché io desidero tanto appunto che si sappia, che si ricordi, a prescindere dalla vicenda degli ebrei, ma siamo italiani, la nostra storia la dobbiamo conoscere, ma siamo anche europei, dobbiamo sapere chi siamo. E che quando sono tornata, e finalmente per la prima volta, io non sono mai andata in una scuola italiana, mai, sono entrata per la prima volta in una scuola statale italiana che avevo 10 anni e mezzo abbondantemente compiuti. Ebbene, quando sono ritornata, nessuno mi ha fatto una domanda. Nessuno. Io sono andata facendo uno sbaglio terribile di cui per tutta la vita mi sto pendendo, mi sentivo così avulsa dalla realtà dei miei coetanei dell'epoca, non ho voluto fare la quinta elementare, ho voluto saltare e passare subito in prima media, mi sentivo più adulta degli altri e quindi preparandomi in un mese così in maniera assolutamente incredibile ho dato l'esame di quinta elementare per passare poi alla scuola media. Io ricordo che mi facevano delle domande di questo genere: ma perché dai l'esame a settembre? Perché non era Genova, dove sono nata e dove appunto vivevo, a giugno? E perché non eri? Perché ero all'estero. E dove? Perché non eri in Italia? E perché non eri in Italia? Perché ero all'estero. E dove stavi? In Svizzera. Perché stavi in Svizzera? Perché sono ebrea. E da quel momento silenzio. Nessuna domanda. Come ti sei salvata? Quante persone della tua famiglia sono scomparse? Hai ritrovato la casa? Tuo papà ha un lavoro? Come vivete? No, nulla.
Io due giorni dopo ho dato l'esame per entrare nella scuola media, stesse domande, stesse risposte, stesso silenzio, e per tutto il mio curriculum scolastico nessuno mi ha mai domandato nulla. Come fa l'Italia a ricordare? Come fa l'Italia a ricordare? Abbiamo un abisso di ignoranze da colmare. Allora l'unica speranza è il fatto che c'è questa giornata della memoria che l'Italia in anticipo dell'Europa ha iniziato nel 2000 e che voi con le vostre richieste, perché poi nessuno di noi va nelle scuole autoinvitandosi, siete voi che ci invitate, noi andiamo, voi state colmando questa ignoranza abissale e il futuro è nelle vostre mani ed ecco perché bisogna ricordare. Allora, i ragazzi non vengono ripresi, però sentiamo le vostre voci, eh? Allora, io vorrei fare una domanda al signor Garriba. Diciamo che non pensa che, ha fatto l'esempio con la via intitolata Almirante, ci siano episodi magari ben più gravi di antisemitismo piuttosto che intitolare magari una via, una figura politica che al di là dell'ideologia è stata comunque una figura di spicco. Io penso sinceramente che al di là appunto degli schieramenti politici, in un'Italia che ha bisogno di una scena politica più informata, visto anche diciamo come sta andando ultimamente, una politica sempre più improntata sul populismo e sull'ignoranza, sinceramente io non vedo nulla di male nell'intitolare una via magari a Giorgio Almirante o a Enrico Berlinguer, al di là degli schieramenti politici. Quindi questa domanda, secondo me ci sono esempi ben più gravi di attualità che possono essere diciamo associati a una perdita del senso e della memoria. Interessante la tua domanda, molto interessante. Vedete? Ma tu sai qual è il passato di Giorgio Almirante? Sai che cosa faceva Almirante nel 1938? Tu lo sai che era il segretario di realizzazione della difesa della razza? E tu lo sai perché si sono aperti i campi di sterminio? No? Vi ricordate che cosa ha detto il presidente Fallai? No? Che non si tratta quindi di leggi razziali che si sono inventati i tedeschi, ma sono leggi razziali italiane. E se io ancora adesso, nel mio atto integrale di nascita a Genova, 2 gennaio 1935, io ho ancora scritto appartiene alla razza ebraica. Io ancora adesso sono segnato con il tratto di ignominia, appartiene alla razza ebraica. E allora a questo punto Giorgio Almirante lo possiamo mettere accanto a Liliana Segre, il persecutore con la vittima? Beh, io credo proprio di no, credo proprio di no. Che ne pensa? Penso che la domanda risponde alle altre domande sul perché ci sono le giornate della memoria, perché a volte tralasciamo alcuni aspetti. Per esempio ci dimentichiamo che Hitler non è diventato primo ministro del Terzo Reich con un colpo di Stato, ma vincendo le elezioni nel 1933 in Germania, vincendo le elezioni democratiche, così come, anche se non aveva preso la maggioranza, Benito Mussolini ha vinto le elezioni a cui ha partecipato e quando è stato nominato primo ministro ha fatto in modo che non ci fossero più elezioni e quindi non ci fosse più modo di spodestarlo. Ma i processi che avvengono, i processi storici, e questo mi preme ricordarlo, non avvengono per scarti improvvisi o drammatici, voglio dire. Esiste una lenta e spesso difficile da vedere, esiste un lento percorso che porta un paese come il nostro alle leggi razziste del 1938, esiste un concorso popolare che noi dobbiamo ricordare a quelle leggi, esistono plotoni di spie e delatori italianissimi che hanno mandato alla morte decine di migliaia di persone. Noi dobbiamo ricordarci di tutto questo perché quando ci... No, non pensate che soffriamo di torcicollo, nessuno di noi guarda costantemente al passato. Questa bambina che c'ho accanto, se guardasse costantemente al passato, si limiterebbe solo a giocare il proprio dolore, voglio dire. Noi dobbiamo guardare costantemente al futuro, questo ci preoccupa. Quello che ci preoccupa è il presente, quello che ci preoccupa sono i segnali di discriminazione.
Per questo ci preoccupa una cosa scandalosa come intitolare una strada a Giorgio Almirante. Per questo ci preoccupano i segnali di antisemitismo. Per questo ci preoccupano le croci uncinate nelle curve degli stadi. Questo ci preoccupa. Perché quando si usa una svastica, bisogna sapere che simbolo si usa. Non il simbolo del Dio Sole, delle culture orientali. Si usa un simbolo che ha significato qualcosa di preciso, cioè lo sterminio di chi era diverso. Non solamente, anche se è stata la parte principale, non solamente il popolo ebraico che ha subito la ferita più profonda rispetto a questo, ma gli avversari politici, gli omosessuali, i bambini non perfettamente sani venivano sterminati. C'è un protocollo, che è il protocollo T4, di cui parliamo pochissimo. Se un bambino aveva una insufficienza o una disabilità, venivano sterminati. Ora, tutto questo avveniva nel cuore della civilissima Europa, non è che avveniva, voglio dire, in posti strani. Questo è quello che è avvenuto, ed è avvenuto in situazioni normalissime. Io penso sempre, quando ascoltavo e ascolto, perché non riesco a parlare di Piero Terracino al passato, ma voi vi rendete conto di quante persone, virgolette, normali, chiuse le virgolette, hanno partecipato a questa galleria degli orrori? A quante decine di migliaia di padri di famiglia hanno fatto gli ufficiali nei campi di sterminio? A quanti decine di migliaia di persone hanno fatto gli ufficiali nell'esercito nazista? A quanti hanno fatto nell'esercito fascista italiano? A quanti hanno aderito alla Repubblica Sociale? A quanti hanno dato una mano ai nazisti per le stragi civili in Italia, che sono state tantissime nel periodo dell'occupazione? 70.000 vittime si contano, 70.000 vittime delle stragi. Questo avveniva in una situazione di normalità. Questo ci riguarda, perché ci riguarda il presente, ci riguarda il futuro. Per questo facciamo parte di questi momenti, per il ricordo. Non è il passato che ci interessa. Non mi interessa fare la cronistoria, mi interessa il futuro, mi interessa il vostro, perché io oramai sono nella seconda parte della mia vita, e se non vi interessa sarete costretti a fare delle battaglie molto dure se non state attenti. Noi cerchiamo semplicemente di aumentare il vostro livello di allarme, perché è quello che consideriamo l'unico messaggio possibile da dare alle generazioni dopo la nostra. Tutto qui. Una cosa sola, così in generale, la persona che ha favorito il martirio delle persone che erano in parte comunisti, in parte dissidenti, in parte ladruncoli per fame, in piccola parte ebrei, alle Fosse Ardeatine. Si chiamava Caruso, il prefetto Caruso, si chiama in italiano, pensa a intitolare una strada al prefetto Caruso. E allora, se c'è un promotore, no, delle leggi razziali, certificato, che poi ha fatto una vita politica, tra virgolette, normale, ma ha questo scheletro nel suo armadio, noi non gli intitoliamo una strada. Allora, sì, salve. Abbiamo parlato del perché ricordare. Invece adesso voglio fare la domanda sul come ricordare, perché se adesso ancora noi possiamo farci forte di una generazione che ha vissuto queste cose, possiamo, insomma, parlare con voi che queste cose, insomma, le avete sentite sulla vostra pelle. Invece pure noi ragazzi oggi, nell'attualità, tutti i giorni, anche tra 20 anni, effettivamente come possiamo ricordare, cosa possiamo fare? La domanda su cui ci stiamo arrovellando da qualche anno tutti. Lei è un insegnante, vediamo un po'. Ma esiste sicuramente una necessità di riflessione su questi 20 anni di giornata della memoria, o, volendo dire subito,
che c'è stato un errore di ipertrofia perché la giornata della memoria è diventata la settimana, è diventata il mese, e le cose devono avere invece una loro puntualità, una loro incisività, così come è in tutti i calendari religiosi e civili. Quindi un'autocritica da questo punto di vista è opportuno farla. Indubbiamente nelle modalità del ricordo il ruolo del testimone ha un tempo, e quindi ora deve prevalere la storia. Se c'è sempre stata una necessità di abbraccio e di cammino comune, non prevaricatore né dell'uno né dell'altro, di testimone e di storici, ora è il compito degli storici, ma è soprattutto il compito di una azione estremamente delicata e corretta, che ormai è diventata quella della corretta comparazione storiografica, perché purtroppo i tempi che viviamo ci costringono a una riflessione di fatti che continuano a accadere, in cui le categorie della comparazione devono essere assolutamente corrette, puntuali ed agite secondo il rigore della scienza storica. Significa saper cogliere e vedere le costanti della violenza, le costanti delle parole d'odio, le costanti del clima che si cresce, che si fa crescere, e della menzogna che si utilizza per trascinare attraverso l'inganno i più deboli nella disperazione. Perché tutta la costruzione operata dai nazisti, e vi prego di aderire alla scelta di parlare di nazisti e di non condannare un popolo che ha avuto un lungo processo di autoconsapevolezza verso le proprie responsabilità storiche, ecco, la scelta fatta dai nazisti è stata quella di trascinare attraverso l'inganno un intero continente alla guerra, mentendo sulle colpe degli ebrei, mentendo sulla necessità di dover deportare perché nemici del popolo tedesco, mentendo sui bisogni dello spazio vitale, ma portando poi alla fine a una guerra che ha avuto per l'Unione Sovietica una quantità di morti che raggiunge i 20 milioni, avendo devastato tutti i paesi d'Europa, avendo portato stragi di civili, di cittadini in molte parti dell'Europa occupata dai nazisti o dai nazifascisti, per non parlare di come tutte le nostre famiglie siano state devastate in modalità diverse da quelle di cui è portatrice di memoria la comunità ebraica, di deportati, perseguitati politici, o dell'internamento dei militari caduti nelle zone dopo l'8 settembre, che sono pari a una famiglia italiana su quattro per tutti quelli che erano in quel momento. Quindi dobbiamo saper, attraverso lo studio rigoroso della storia, essere portatrici di queste memorie che hanno devastato l'Europa, e non solo l'Europa, e che sono alla base di tanti disordini di quello che si sta verificando, di quello che torna. Ma paesi che per oltre 60 anni non hanno conosciuto la democrazia difficilmente riescono ad avere dei processi attraverso i quali le assunzioni di responsabilità che non sono state compiute ora portano questi paesi a una deriva autoritaria. Parlo evidentemente anche di Ungheria e di Polonia. Ecco, la risposta è lo studio della storia, la conoscenza storica, e a noi educatori il saper presentare il ricordo di questo indicibile, la pedagogia dell'orrore che di fatto nelle scuole viene portata perché ci sia consapevolezza, non può forse avere i tempi dilatati che da troppi anni stiamo portando a delle generazioni che hanno la stessa fragilità di quelli che sono stati, di cui avete raccontato. Ecco. Allora, forse abbiamo un paio di domande ancora come tempi, se c'è qualcuno. Sì, allora aspetta, visto che c'è nelle retrovie, sentiamo le retrovie. La domanda è
principalmente per la signora Garriba e volevo chiedere, siccome abbiamo visto che il meccanismo del ricordo si è attivato ufficialmente a livello nazionale nel 2000, quanto era difficile e quali erano i riscontri prima nel 2000, prima che la giornata della memoria si attivasse e prima che fosse riconosciuto veramente il problema del ricordo? Grazie. Prendiamo il numero di targa di quel ragazzo. Naturalmente ti parlo a livello personale. Io ho cominciato a parlare nell'anno scolastico 90-91 perché un insegnante di un istituto tecnico professionale di Prima Valle, Rosa Luxemburg, aveva capito che c'erano nella scuola dei fermenti che non lo convincevano. E a questo punto aveva pensato che era importante riuscire ad ascoltare le voci di chi certi momenti della storia li aveva vissuti di prima persona. Mi ricordo che mi aveva telefonato, io con lui lavoravo per tutt'altre ragioni, e mi aveva chiesto di andare nella sua scuola a compimento di un magnifico percorso che aveva fatto con i suoi studenti, mettendo a confronto le leggi razziali o razziste naziste con quelle italiane. Un raffronto importantissimo, perché in alcuni punti mi piacerebbe che voi lo faceste personalmente questo raffronto. Le leggi razziste italiane sono più dure di quelle naziste, e alla fine quindi lui desiderava che ci fosse qualcuno che raccontasse, e io sono, questa sua richiesta mi ha trovato assolutamente impreparata, non me l'aspettavo, però gli ho detto di sì perché ho proprio un forte senso del dovere. Gli ho detto sì, certo, vengo volentieri, però poi siccome appunto la mia vicenda si era svolta nel nord dell'Italia e poi c'è questa vicenda di esilio, no? E allora ho chiesto a un'amica romana che venisse lei insieme a me, perché se c'erano delle domande che riguardavano Roma forse era più giusto che rispondesse. E questa amica era una scrittrice, Giacometta Alimentari, una mia carissima amica con la quale abbiamo veramente passato una quantità di esperienze comuni. E quel giorno siamo andati puntualmente all'appuntamento alla Rosa Luxemburg di Prima Valle e abbiamo trovato il mio amico insegnante, il vicepreside, davanti alla porta della scuola, che ci dice: guardate, c'è molto fermento nella scuola, era l'epoca dei nazischini, ve lo dico subito, c'è molto fermento nella scuola, ci sono tre ragazzi, tre nazischini, che si sono rinchiusi in un'ala della scuola perché hanno detto che loro non vogliono respirare la stessa aria che respirano due ebrei. Questo era l'antefatto. E il mio amico ha detto: naturalmente è una situazione di grande disagio per noi, immagino anche per voi, quindi se volete rinunciare noi non ce la prendiamo. Naturalmente Giacometta e io abbiamo detto sì, ma come, scherziamo, ci fermiamo. E questo incontro è avvenuto nell'aula magna di fronte ai ragazzi, mi ricordo che c'erano 250 ragazzi ed è stata una mattinata magnifica. Io non sapevo bene da che parte cominciare, proprio non ero preparata, e allora ricordo che prima di uscire di casa ho aperto un cassetto dove ci sono tutti i documenti familiari che riguardano quel periodo, e ho tirato fuori la mia pagella, che tra l'altro chi di voi è andato andrà in via Tasso la troverà, perché la mia pagella è affissa in via Tasso nel Museo della Liberazione, nel reparto che riguarda la persecuzione degli ebrei, e me la sono portata con me. E adesso, da quel momento, da quel giorno, non ho più smesso di parlare. Io porto sempre i miei documenti perché voglio che siano i documenti che parlano. Nessuno mi può dire che io racconto delle falsità, ho i documenti davanti a me, no? E è stata una mattinata straordinaria perché i ragazzi hanno partecipato con un grande senso civico a questo incontro. Mi ricordo che durante la ricreazione siamo passati davanti alla porta vetri dove si erano rinchiusi i tre ragazzi, e loro stavano col naso appiccicato al vetro e cercavano di capire quello che succedeva dall'altra parte della scuola. E ricordo di aver detto a Giacometta: vedi, noi giriamo liberi nella scuola perché noi siamo dei democratici, ci confrontiamo, e loro si sono rinchiusi nel ghetto del loro odio. Così è incominciato, così è incominciato. E vi garantisco che ho passato i primi 5 anni in cui sono andata a parlare nella scuola anche dei momenti di grande difficoltà e anche di paura, perché c'era molta, molta violenza nelle scuole, molta.
E vi racconto un ultimo episodio e poi passo la parola. E una volta ci hanno chiamato, ero di nuovo con Giacometta Liventani, e sarà stato il 92-93, in una scuola dei Parioli, e notoriamente con parecchi ragazzi che militavano nell'estrema destra. E c'è stata una mattinata molto pesante, molto difficile, con domande tendenziose, con domande anche violente. E quando siamo uscite non eravamo tanto tranquille, non eravamo tranquille, c'era un'atmosfera che non ci era piaciuta. E abbiamo pensato, beh, ci muoviamo, andiamo presto a prendere la macchina. E però pioveva di rotto e allora eravamo senza ombrello, abbiamo girato un pochino indietro la scuola e c'era una specie di tettoia, abbiamo aspettato che spiovesse. E dopo un po' abbiamo visto arrivare un gruppo di ragazzi che ci hanno visto e si sono avvicinati a noi. E noi abbiamo avuto paura, abbiamo avuto veramente paura. Chissà cosa vogliono da noi. E questo gruppo è aumentato e poi ci hanno circondato ed erano i ragazzi che avevano voglia di parlare con noi, che avevano voglia di dialogare con noi. Ma c'era un'atmosfera di tale violenza nella scuola che non avevano avuto la voglia di, neanche la forza di parlare. Pensate in che stato eravamo, no? E io credo quindi che quando la nostra presenza ha cominciato quindi a portare una voce, diciamo così, dialogante. Era un periodo in cui c'erano le fazioni, tutto da una parte, tutto dall'altra, e c'erano anche le botte, era un momento di grande violenza. E noi abbiamo cercato quindi, noi testimoni, di portare un discorso di confronto. Non portiamo la verità, noi vi raccontiamo quello che ci è successo e voi ci fate delle domande e noi con la massima sincerità, con la massima onestà vi rispondiamo. Io non so veramente quanto la nostra presenza e quanto la giornata della memoria sia riuscita a ottenere dei risultati, forse pochi, ma mi domando che cosa sarebbe successo se non ci fosse stata. Io penso che sarebbe stato molto peggio. Forse mi permetto solo di aggiungere, Pupa, che se voi avevate paura di questi ragazzi, oggi invece abbiamo Liliana Segre e i ragazzi che gli dicono siamo la tua scorta, no? Quindi. Allora, l'ultima domanda, così chiudiamo in bellezza, siete stati bravissimi, perché guardate, veramente non capita tutti i giorni che ci siano tante domande da parte dei ragazzi. Quindi diciamo sì, arriva, allora, arriva parola ai professori. Sì, innanzitutto grazie a voi. Che io ho vissuto tante giornate della memoria, ma la testimonianza di oggi di Terracina mi ha proprio sconvolto. E il silenzio che avete visto nei ragazzi non è dovuto alla loro bravura, ma alla vostra bravura, che siete stati capaci di produrre una testimonianza di questa natura, di questa ricchezza. E questo è quello che un po' porto a casa anche con i ragazzi di questa giornata, no? Cioè, a me colpiva quando lessi gli atti del Tribunale di Norimberga, che definivano i campi di concentramento la più grande impresa di schiavitù della storia dell'uomo. Ecco, davanti a queste parole mi pare che il papà di Terracina indicasse una strada, no? Quella di conservare la dignità. Ecco, per cui, ecco, anche richiamandomi un po' alle parole del dottor Fallai all'inizio su Hannah Arendt, no? Cioè, cos'è che costituisce il baluardo rispetto a ogni forma di dittatura, di pregiudizio, proprio una coscienza che giudica il vero dal falso. Ecco, io penso che se ognuno di noi fa il proprio dovere, cioè è un uomo, e questo, ecco, diciamo, è l'antidoto più grande che in qualche modo può evitare un baratro come quello che ha vissuto l'Europa. E per questo averlo sentito oggi, nella giornata della memoria, è la cosa più grande che mi porto a casa. Quindi grazie ancora. Volevo dirvi solo due cose molto veloci per salutarvi. La prima, ho cercato di dirla all'inizio, è difficile dare una dimensione di profondità storica perché facciamo un po' fatica a capire quando sono accadute delle cose e quanto tempo è passato. Però fate una riflessione, non in classe, non tra di voi, ma a casa. Cioè, controllate quanto i vostri genitori, secondo me, sono
sono tutti assolutamente fuori da questo periodo, ma i vostri nonni forse no. E quindi cercare di recuperare la memoria di quello che è accaduto a loro finché siete in tempo è una cosa possibile. E poi cercate di riflettere che in realtà le generazioni sono molto vicine l'una all'altra, si parla di 3-4 generazioni che ci separano da quei momenti, non tanto di più. Pensate che siamo nel mezzo in questi anni di una assurda celebrazione della Prima Guerra Mondiale, che è stato un orrendo macello umano pieno di sangue. Io ricordo perfettamente i racconti della Prima Guerra Mondiale di mio nonno e dei suoi amici. Ora non credo che abbiamo più testimoni diretti, però voi avete, rispetto al passato, una straordinaria possibilità in più rispetto alle nostre generazioni, e io ve la ricordo perché la usiate. Avete una tecnologia che nessuna generazione prima di voi ha avuto, avete decine di migliaia di filmati, avete decine di migliaia di libri, avete la possibilità di ascoltare voci, cose che nessuna generazione prima di voi ha potuto fare. È difficile prendervi in giro se voi sapete usare bene questi metodi e questo infinito patrimonio. Ed è quello che come Biblioteche di Roma cerchiamo di fare, mettervelo a disposizione. Guardatevi intorno. Non è che noi teniamo questa documentazione in questo modo perché ci piace semplicemente raccogliere libri o filmati o video. Non siamo degli archeologi del sapere. Tutto questo è a disposizione perché voi potete continuare a sentire la voce di Piero Terracina ancora per 100 anni. Grazie. Grazie. Allora chiudiamo questa bellissima mattinata e dico solo due rapidissime cose. Alla tua domanda e facendo seguito a quello che dice il Presidente, uscendo troverete il programma di tutte queste giornate che noi dedicheremo, e, cercando di non slabrarci troppo proprio per quello che diceva la professoressa Grenga, e con metodi, proposte diverse, quindi ne potete approfittare. Mi piaceva chiudere questa mattinata con voi, proprio rispondendo alla domanda della professoressa, no? Perché continuare a ricordare sempre, ogni anno, fare quasi le stesse cose, quasi ci viene un po' a noia, no? E ieri è uscito un bellissimo articolo di Umberto Folena su Avvenire, intitolato La memoria dell'orrore è un prezioso antidoto. E chiude il suo articolo con una favoletta brevissima di Gianni Rodari, a cui noi bibliotecari quest'anno siamo particolarmente legati perché ricorre il centenario e ce ne stiamo occupando molto. E Rodari, che insomma parlava da bambino, però in realtà dicendo cose importanti, scrive: una volta le galline trovarono la volpe in mezzo al sentiero, aveva gli occhi chiusi, la coda non si muoveva. È morta, gridarono le galline, facciamole il funerale. E difatti suonarono le campane a morto, si vestirono di nero, il gallo andò a scavare una fossa in fondo al prato e fu un bellissimo funerale e i pulcini portarono i fiori. Quando arrivarono vicini alla buca, la volpe saltò fuori dalla cassa e mangiò tutte le galline. La notizia volò di pollaio in pollaio, ne parlò perfino alla radio, ma la volpe non se ne preoccupò. Lasciò passare un po' di tempo, cambiò paese, si sdraiò in mezzo al sentiero, chiuse di nuovo gli occhi. Vennero le galline di quel paese e subito gridarono anche loro: è morta, facciamole il funerale. Suonarono le campane, si vestirono di nero, il gallo andò a scavare la fossa in mezzo al Gran Turco e fu un bellissimo funerale e i pulcini cantarono che si sentiva fino in Francia. E quando furono vicini alla buca, la volpe saltò fuori dalla cassa e mangiò tutto il corteo. La notizia volò di pollaio in pollaio e fece versare molte lacrime, ne parlò anche la televisione, ma la volpe non si prese paura per nulla. Essa sapeva che le galline hanno poca memoria e campò tutta la vita facendo la morta. E chi farà come quelle galline vuol dire che non ha capito la storia. Veramente grazie a tutti, speriamo di rivedervi perché il senso di questi luoghi
e siete voi. Quindi grazie a tutti per essere intervenuti e ai nostri ospiti.